Per tutta la giornata in comune a Viareggio sono stati controllati i verbali dei presidenti dei seggi in seguito a quanto richiesto da Massimiliano Baldini, il rappresentante della Lega Fratelli d'Italia ed altre liste civiche, che per 31 voti è stato superato al ballottaggio da Luca Poletti del PD, che se la vedrà con Giorgio Del Ghingaro. Nel corso del controllo in comune dei verbali è risultato che nella sezione 51 in Darsena sono stati registrati gli aventi diritto e non i voti, che nella sezione 2 delle scuole Lambruschini è stato necessario contare da capo le schede. Massimiliano Baldini ha annunciato che ricorrerà al TAR chiedendo la sospensiva del ballottaggio, che in questo caso quindi potrebbe slittare. Io sono qua a difendere non solo il mio diritto e il diritto della coalizione ad andare al ballottaggio, ma soprattutto in primo luogo il diritto dei cittadini a sapere se lo scrutinio e le elezioni si sono svolte in modo corretto o meno e se il loro voto è stato valutato nella maniera in cui la legge prevede. Qualche anomalia è già emersa? Molte, moltissime, alcune gravi. Peraltro verbalizzate dal Presidente, la Commissione sta lavorando bene, mi pare, stanno emergendo tante situazioni di grande difficoltà e quindi noi ne prendiamo atto. Chiedere sospensiva, quindi anche il ballottaggio potrebbe essere bloccato. Io ritengo che la sospensiva abbia un senso sia nell'interesse di tutti, sia anche tenuto conto che essendoci una città con il commissario e quindi non senza un sindaco, mi avviso, l'eventuale allungamento dei tempi di un mese non comporta niente e credo invece che sarebbe buon diritto di tutti avere una risposta certa. Peraltro mi risulta che anche tantissimi voti di lista siano stati contestati e tanti non l'hanno ritrovati, perché il problema è anche il voto disgiunto, e questo incide su molte liste che potrebbero avere o meno il quorum per andare in Consiglio Comunale, quindi un diritto soggettivo assoluto a prescindere dalle questioni politiche. Una situazione certamente anomala che potrebbe richiedere la permanenza quindi prolungata del commissario prefettizio Valerio Massimo Romeo, in attesa che venga fatta chiarezza su questa situazione davvero caotica, che dimostra l'approssimazione con la quale vengono affrontate questioni delicate e serie come una votazione per l'elezione di un sindaco.